Stabilire un quadro di gestione coordinata e rafforzare il dialogo tra le istituzioni, proteggere le risorse ittiche dell'Adriatico e migliorare le tecniche di pesca orientate alla sostenibilità ambientale. Questi sono gli obiettivi del progetto Argos, finanziato dal bando per i progetti strategici all'interno del programma Interreg Italia-Croazia. La Regione Molise ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Termoli, un convegno al Circolo della Vela per illustrare i risultati della ricerca. Lo studio è finalizzato a fornire un quadro sull'attuale utilizzo del mare che bagna la costa molisana e sulle potenzialità di sviluppo in una prospettiva di tutela ambientale, economica e sociale. Il progetto studia delle strade che normalmente vengono poco considerate, quindi noi l'abbiamo avviato su tre direttrici principali. Lo studio della sostenibilità ambientale del pescato in un tempo medio-lungo. Certamente è un tema di grande discussione, ultimamente i pescatori hanno rappresentato le loro legittime esigenze, parliamo di strascico, parliamo di tante cose, ma è giusto anche iniziare a ragionare su opportunità condivisibili che non creino danni alla marineria, ma che nello stesso tempo possano dare una speranza di mantenimento del valore biologico ed ecologico del mare. Secondo tema, anche questo direi originale, è quello di aver fatto uno studio statistico sugli operatori della pesca, quindi chi sono, che quanti anni hanno, che sesso hanno, da cosa vengono, che pesce prendono, quindi uno studio veramente molto complesso, molto articolato. Ringraziamo anche tutti gli operatori che hanno dato la loro mano. La terza cosa è un'idea molto forte, quella di provare ad innovare molto nell'acquacoltura. Il litorale molisano, che si estende per 35 km, ha una flotta di circa 100 pescherecci ed è caratterizzata quasi la metà da imbarcazioni specializzate, impegnate in una pesca esclusivamente demersale, cioè dedita alla cattura di specie che vivono nei fondali. Le evidenze scientifiche sono quelle che esiste una situazione che tende a essere vicina al sovrasfruttamento delle risorse. Ma il progetto Argos fondamentalmente si incentra sulla utilizzazione di queste risorse in sinergia anche con la pesca e l'acquacoltura. Cioè non si vuole togliere nulla di quello che in un certo senso è l'imprenditoria locale in termini di pesca, di acquacoltura, ma implementare, utilizzando le risorse stesse, alcune attività che potrebbero essere collaterali o di appoggio. Nel corso del seminario è stato illustrato anche il progetto pilota realizzato dagli esperti dell'Istituto Zooprofilattico di Molise e Abruzzo. Noi abbiamo voluto portare avanti un'azione pilota sulla diversificazione produttiva della molluschicoltura italiana. Ci siamo occupati di indagare l'allevamento di ostrica piatta, Ostrea edulis, una specie endemica del Mediterraneo molto importante che volevamo valorizzare nuovamente perché attualmente in Italia è scarsamente allevata. L'aspetto innovativo del nostro progetto è stato poi così incrementato grazie a quest'idea di aggiungere in policoltura il riccio di mare, Paracentrotus lividus, come specie che potesse coadiuvare questo allevamento e aiutare a combattere uno dei più grandi problemi dell'ostricoltura, ossia il falling, queste specie che si incrostano sulle ceste di produzione delle ostriche. E così noi con questa policoltura abbiamo voluto presentare quindi un progetto di valorizzazione e recupero, ma soprattutto che fosse incentrato verso la sostenibilità delle produzioni in questo campo dell'acquacoltura. Al termine dell'incontro è stato organizzato uno show cooking con lo chef Angelo Pagano per la promozione e diffusione dell'ostrica piatta. Le pietanze preparate sono state accompagnate dalla degustazione di vini regionali selezionati dal sommelier Giovanni Coscia.